Der Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella quarta puntata di Metal Gear. È tipo una settimana che non gioco, quindi sono un attimino fredda. Però ho testato un attimino i tasti per ricordarmi tutto quanto. Non vedo nulla di interessante, quindi direi di avvicinarci quatti quatti, insomma, stiamo correndo. Fa un casino quando entra in una stanza. Cioè, per essere un agente segreto, ragazzi. Qui la situazione diventa un po' più complicata. Oh mio Dio, L2. Perché mi dice... Oh mio Dio, mi hanno sgamato subito, ragazzi. Ma come mi hanno sgamato? Non l'ho capita questo. Che cazzo mi hanno lanciato? Ma perché mi hanno sgamato? Che hanno creato il sole? Vabbè, io gli vado un po' da questo. Ma perché non lo piglia? Ragazzi, io scappo tantissimo. Vaffanculo però, che palle! Ma quanti ce ne sono? Allora. Ma lo sto prendendo. Oddio, che ansia questo gioco! Ok, quelli dormono beatamente. Ho visto qualcuno di là. Però non lo vedo più. Ecco. Erano due. Spero che si addormenti prima di svegliarlo, invece no. Suppressor is no longer effective. Bear in mind your weapon will be loud. Ah, bene. Ok, io sto cercando di aggirare la situazione. Qua tipo sono tantissimo visibile, ma tecnicamente sono tutti distratti, invece uno la c'era. Andiamo lì a salire lì, dai. Signore benedetto.
mio Dio. Ragazzi, mi viene un infarto se quello entra, eh. Non credo proprio sia il modo migliore di entrare lì, eh. Devo passare per forza di qua. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Se n'è andato. Però ci sono... ci sono parecchie guardie. Un topo! Guardate. Oh mio Dio, qualcuno mi sta vedendo durantissimo. Comunque ci sono più persone di quelle che mi aspettavo effettivamente. Niente, devo distrarli. Oh, guardate quell'altro. Quanti! Quanti ce ne stanno? No, raga. Come faccio qui? Voglio provare tantissimo. Ragazzi, sappiate che mi sto davvero cagando addosso. C'è un diamante? Ho trovato un diamante, ragazzi. E che devo fare mo qua? Proviamo, ragazzi. Ok. Basta, mi sono seccata! Io farò una cosa cattivissima. Morto? Morto tantissimo. Oh mio Dio, ma tirano anche loro le granate! E adesso? Che devo fare con sto coso? Ma mi faccio male? Thank you.
Boh, ragazzi, io sono diventata mostro qui, sto ammazzando tutti così. Questo è Metal Gear Trash come non l'avete mai visto. Ma quello perché non lo piglio? Vediamo se riusciamo. L1. Sputa il rospo. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with... Ok, e come la piglio? Ok, ragazzi, io non sto capendo che cosa devo fare comunque. Allora, ragazzi, praticamente io sono riuscita alla fine ad arrivare qui. E mi dice che mi serve un traduttore. Però io questo traduttore non so come prenderlo, perché non me l'ha spiegato effettivamente. Quindi come posso fare una cosa se non so cosa fare? Non me l'hanno spiegato in alcun modo. Ok. È quello lì. Ok, questo è sicuramente della missione. Questi sono i materiali. Ok, ho capito che dovevo fare la missione. Perfetto, io spero solo che me lo dicano adesso che cosa bisogna fare. Cioè, come faccio a prendere le persone per portarle lì, non so dove dice lui, per fare le traduzioni. Vediamo. Ok, abbiamo registrato tutto quello che dovevamo registrare. Ora sappiamo dove si trova Miller. Segnerò la posizione nel tuo diario. Ok. Sì, ma questo vale per il nemico anche. Il guard detail in Soviet outpost changes in the morning too. Ok, quello è morto. Era solo uno. Dovevo farlo fuori, ragazzi, perché comunque, dico, ho fatto fuori tantissime persone, mi avrebbe visto. Eh? Ah, ok, ma... Non è ancora morto, ragazzi. L'ho ferito tantissimo, Ma non posso pigliare. Oh, mi spara! Oh! Ma sei un pezzo di merda. Allora, ragazzi, praticamente ho visto che ci sta qua il menu, Mother Base, mappa e missioni. Devo praticamente adesso salva il tuo vecchio compagno Kazuma Miller, è stato catturato che lo stanno interrogando a Gwandai. Ok, ragazzi, praticamente ok, ci siamo. Io ho capito che la missione l'ho finita qui e adesso devo andare da un'altra parte. Devo andare praticamente qui da Gwandai e Knarr. Perché lì devo praticamente localizzare il nostro compagno e salvarlo. Una cosa che non mi piace è che ancora non... Cioè, mi ha detto praticamente, interrogando un nemico, che posso trovare uno che fa le traduzioni. Però non mi ha detto quando, come e perché.
Quindi sono, diciamo, un attimino perplessa. Questa cosa non mi piace perché non c'è grossa spiegazione. Io adesso direi anche di chiamare il nostro... No! Stavo appena dicendo che appunto volevo un attimino. Ok, chiamiamo il nostro cavallino. Di già, che cazzo si flash? Oh, perfetto. E niente, diciamo che è un po' confusionario questo Metal Gear, perché cioè sono stata tutto il tempo non sapendo che cosa devo fare. Comunque adesso andiamo lì, credo, dove c'è il segnetto. E così ci abbiamo alla prossima missione. Dico, prima o poi ci dovrebbero dire qualcosa, no? Suppongo. Ci dovrebbero far capire come funziona il gioco. Di questa cosa sinceramente sono un po' perplessa e scontenta, perché non è che si può giocare bene se uno non sa che cosa fare altro. Ok, questo lo potevo fare anche col braccio buono comunque. E questo l'ho già fatto. Grazie. Grazie per il tutorial dopo la missione, quindi uno praticamente un po' cerca di giocare, no? Quindi prova un po' di tutto. Grazie, una spiegazione davvero logica in questo Metal Gear. Comunque ragazzi, veramente ho registrato 40 minuti e non so come, perché praticamente non ho fatto nulla, non ho giocato. E questa cosa mi sta sul... Mannaggia a voi. Vediamo se con la prossima missione magari sblocchiamo cose più interessanti di questo, andare in giro, prima fare tutto di nascosto, non sapere che fare, non sapere dove andare. E poi cazzo, mettetela la lingua italiana, cioè sono 10 anni, penso che gli italiani hanno fatto una fetta di mercato davvero enorme su Metal Gear, quindi per cortesia. Detto questo ragazzi, spero che comunque abbiate apprezzato questa puntata, perché io non sapevo davvero che cosa fare, ma ci ho provato comunque. E alla fine l'abbiamo fatto l'obiettivo, tanto che ne abbiamo sbloccato un altro, quindi bene così. Adesso ne registro subito un'altra, così rimaniamo un po' comunque aggiornati sulle puntate di Metal Gear. Detto questo, vi mando un grosso bacione. Se questo video ti è piaciuto, ovviamente spollicia, commenta, condividi e fai iscrivere tante persone a questo canale, perché più mi supportate più ho voglia di farvi video anche più complessi come Metal Gear. Grazie Screech per averlo scelto. Der Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau.